poter intervenire nell'ambito del giudizio del Presidente del Consiglio per decidere che cosa possa essere accettato come suo impedimento, che cosa non possa essere accettato, significa volersi sovrapporre al Presidente del Consiglio per indicare quali sono le modalità con cui lo stesso Presidente del Consiglio deve governare il Paese. Questo credo che sia francamente, Presidente, inaccettabile. Io, in quel caso, la vendita non sarebbe stata sottoposta alle condizioni. Il contratto di vendita dall'IRI alla Buitoni della SME è stato redatto in due incontri, come ha anche dichiarato l'ingegnere De Benedetti, e di fatto di quattro pagine. Quattro pagine, nemmeno tutte complete, che si possono, è agli atti, ma credo che l'opinione pubblica debba anche rendersi conto di come per acquistare un monolocale non si possono ottenere un contratto di sole quattro pagine. Quindi una trattativa nascosta, segreta, un no a tutti i possibili altri protagonisti del settore alimentare italiano, due incontri e un contratto per la vendita della maggioranza del più grande gruppo alimentare italiano. Attraverso una trattativa pubblica, dando modo quindi alla Barilla, alla Ferrero, di partecipare come protagonisti dell'alimentazione. C'è una folta corrispondenza che i miei avvocati depositeranno in atti che testimonia questo. Tutta la corrispondenza è naturalmente firmata dal presidente della IARA. La Ferrero acquistò l'azienda che era specializzata nella produzione delle. E soprattutto non ci fu nessuna interferenza, nessuno andò a fare pressioni. Questi giudici non conoscevano nessuno che potesse far riferimento alla mia persona o alle mie società. Le testimonianze saranno depositate in atti e sono chiarissime. Credo che per accertare definitivamente la verità la Corte non possa esimersi dal chiamare qui tutti i 15 giudici che decisero sulle cause intentate di De Benedetti all'IRI e di sentire da loro, uno, se ci sono state delle pressioni indebite nel tempo, il nome della destinataria. Ecco una situazione reale, quindi raccontata ulteriormente. Grazie, buona giornata.